Dal Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Domenica scorsa avevamo trovato Gesù sulle rive del lago. Intorno aveva tanta gente, ma il suo sguardo colse anche la delusione, la disperazione, la sofferenza di Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, che non avevano pescato nulla durante la notte e stavano pulendo le reti. Li chiama, li invita ad andare al largo, a gettare nuovamente le loro reti. «Essi si fidano, sulla tua parola getterò le reti», rispose Simone. E la pesca fu grandiosa, miracolosa. Tornati a riva, Gesù diede loro il regalo più bello, che non era il numero dei pesci pescati, ma l'invito ad essere suoi collaboratori nell'annuncio del regno. «Vi farò pescatori di uomini». Erano soltanto i primi dei dodici apostoli e di tutti gli altri discepoli che allora, lungo il corso della storia fino ad oggi, hanno seguito il Signore fidandosi delle sue parole. Gesù li aveva condotti sulla montagna, lì li aveva scelti, li aveva chiamati per nome, lì sul monte, simbolo della vicinanza con Dio Padre, simbolo dell'adesione al pensiero di Dio e al suo progetto, e poi li aveva riportati in pianura, perché quello che avevano sperimentato sul monte, la vicinanza con Dio, la consonanza con il suo progetto, è nella pianura che deve essere realizzata. E nella pianura Gesù ha i discepoli da una parte e ancora una volta una moltitudine immensa, una folla strabocchevole che veniva da tutte le parti, dalla Galilea e dalla Giudea, da Gerusalemme, ma anche da fuori, dall'estero, dal litorale di Tiro e Sidone. Ma perché tutta questa gente andava da Gesù? Perché i discepoli erano così affascinati da Lui? Perché Gesù quotidianamente presentava loro il piatto della casa, la portata per eccellenza, la specialità della casa, e cioè la risposta al desiderio di felicità che ogni uomo, ogni donna, ogni creatura ha nel più profondo del cuore. Ognuno di noi vuole essere felice, ognuno di noi vuole essere pienamente realizzato e vivere nella gioia. E Gesù questo è venuto ad offrirci, è venuto a darci le beatitudini, che è il traguardo della nostra vita, ma anche il percorso
della nostra vita. Ecco perché siamo in questo luogo pianeggiante, in mezzo agli ulivi, che fanno parte anche della geografia della Palestina, e sul bordo di questa strada che siamo invitati a percorrere, scegliendola giorno per giorno, quella appunto delle beatitudini, quella della felicità, quella della gioia che potremo avere solo confidando nel Signore. Infatti la promessa della gioia la fanno tutti, proprio perché tutti sanno che l'uomo vuole raggiungerla. E questo ci è dato anche dalla storia, dalla letteratura antica. Le beatitudini non sono una caratteristica della Bibbia, non sono una specificità della Sacra Scrittura. Le troviamo anche in Omero e in tutta la letteratura antica. Beati voi, beato lui, beato lei, beati loro, non è solo un modo di dire di oggi, è un modo di dire di sempre. E la beatitudine si riferiva a tutti gli ambiti della vita umana. C'era chi diceva: beato l'uomo che ha un'ottima moglie, beati i genitori che hanno figli eccellenti, beato te perché hai scelto la saggezza, beato te perché osservi la giustizia, e così via. Era così generale la ricerca della felicità e la presenza delle beatitudini che, pensate, nell'Antico Testamento ben 44 volte c'è una offerta di beatitudini e nel Nuovo Testamento 45 volte. Sono famose le due beatitudini riferite alla Madonna, Elisabetta che le dice: beata te che hai creduta, che hai creduto, e una donna fra la folla che ascoltava Gesù dice, rivolgendosi a Gesù ma per sua madre: beato il grembo che ti ha portato, beato il seno da cui hai preso il latte. Sono poi famose anche alcune beatitudini dette da Gesù: beati quei servi che quando il loro padrone tornerà troverà ancora svegli, si metterà a servirli. E soprattutto la beatitudine legata al nostro Tommaso, quando Tommaso disse: mio Signore e mio Dio, Gesù gli rispose dicendo: tu hai creduto perché hai veduto, beati coloro che crederanno senza aver visto. Naturalmente le beatitudini che sono presenti in tutta la scrittura in alcune pagine sono concentrate. Nel Vangelo di San Matteo esse sono concentrate nel cosiddetto discorso della montagna e sono in numero di 8. Nel Vangelo di Luca ne sono semplicemente 4, come avete potuto ascoltare, ma ad esse Luca contrappone 4 guai, che però non sono 4 maledizioni, perché Gesù non maledice niente e nessuno. Sono 4 gridi di dolore, sono 4 inviti a convertirsi, sono 4 parole che il Signore ci rivolge perché noi possiamo prendere coscienza e possiamo accogliere questo invito, come dire, a giocarci i tempi supplementari. Possiamo far nostro questo salvagente che il Signore ci getta. Sono il rovescio della medaglia, i guai. Sono ciò che troverà sulla sua strada colui o colei, coloro che non vogliono seguire la strada che il Signore apre. In effetti non è semplice seguire la strada che Gesù apre davanti a noi, perché essa ci dice: beati i poveri, beati coloro che sono nel pianto, coloro che hanno fame, beati coloro che sono perseguitati. E noi umanamente non vorremmo sentirci dire queste cose. Noi più facilmente diciamo: beati i ricchi, beati coloro che sono sazi, beati coloro che ridono, beati coloro che sono osannati. E chi di noi, almeno qualche volta, non ha cercato di camminare sulla strada della ricchezza, di permettersi anche qualche sfizio, qualcosa di superfluo, oltre al necessario? Chi di noi non si è dato da fare per avere una buona fama, per essere apprezzato da tutti? Chi di noi non si è dato da fare per vivere con il sorriso sulle labbra? Gesù ci dice
che la ricchezza di cui lui parla e la povertà di cui lui parla non è legata semplicemente immediatamente al portafoglio. Possono essere ricchi anche coloro che non risultano tali all'anagrafe tributaria, possono essere poveri anche coloro che umanamente sono ricchi. Gesù, infatti, così come tutta la Sacra Scrittura, quando parla di ricchi e di poveri, si vuole riferire ai poveri come coloro che pongono in Dio la loro ricchezza, che si fidano di Gesù, che hanno posto come fondamento della loro vita la parola del Signore. E quando parla di ricchi, vuole parlare degli autosufficienti, di coloro che a Dio nemmeno ci pensano, ma che non pensano nemmeno ai fratelli, che hanno se stessi come inizio e come fine di ogni loro pensiero, di ogni loro parola, di ogni loro azione. Quindi, beati i poveri, la beatitudine che ci siamo sentiti rivolgere è per ciascuno di noi, affinché ciascuno di noi possa fidarsi di Dio e possa affidarsi a Lui per raggiungere la pienezza della gioia, per raggiungere la felicità tutta intera. Altrimenti poi saremo chiamati a fare compagnia al grande scrittore Luis Borges, il quale diceva di aver commesso il peccato più grave che un uomo può fare sulla terra, non essere felice. E invece, accettando la logica delle beatitudini, faremmo compagnia al grande Gandhi, il quale diceva che la pagina delle beatitudini è la pagina più alta che l'uomo abbia mai potuto scrivere. Allora fidiamoci del Signore, accettiamo la sua presenza al nostro fianco, accettiamo che lui sia la nostra ricchezza, che lui sia la nostra consolazione, che lui sia ciò che riempie la nostra vita, e accettiamo anche di essere sbeffeggiati, di essere perseguitati e derisi da chi non la pensa come Gesù e quindi non la penserà come noi se annunceremo quello che annuncia Gesù. Gesù lo dice con chiarezza: se parlano troppo bene di voi è perché vi siete persi per strada lo specifico di Dio, è perché non state più annunciando quello che il Signore ha detto di annunciare. Se invece vi perseguitano, è la cartina da tornasole che state annunciando la parola del Signore, perché la parola del Signore dà fastidio, crea squilibri. Ma fidiamoci di questa parola, come si è fidato Pietro domenica scorsa, perché Gesù è stato colui che ha rovesciato la cosa contro la quale l'uomo non ha nessun potere, e cioè la morte. Come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, se Cristo non fosse risorto, vana, inutile sarebbe la nostra fede. Ma se Gesù è stato capace di rovesciare la morte, eredità comune per tutti gli uomini, come non sarà capace di rovesciare anche la povertà, il pianto e la fame? Come non sarà capace di rovesciare anche la persecuzione? Ecco allora che Gesù completa ciò che anche il profeta Geremia ha annunciato nella prima lettura: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. E che anche il Salmo ci ha presentato quando ci ha detto: beato l'uomo che non cammina in compagnia degli stolti. Ecco, il profeta Geremia ha detto che chi confida nel Signore è come l'albero piantato vicino all'acqua. Chi non confida nel Signore è come un tamerisco, come un piccolo cespuglio in mezzo alla steppa. Non porterà frutto, mentre invece l'albero vicino all'acqua porterà frutto abbondante. Il Signore ci dia il coraggio e la forza di seguirlo sulla strada delle beatitudini. Il Signore colmi di gioia il nostro cuore, faccia di noi degli uomini e delle donne felici, capaci di essere annunciatori e testimoni di questa felicità a tutti quanti.